Mi presento, mi chiamo Teresa Capparelli e sono una psicoterapeuta. Sono, e non faccio, benché provi a tracciare dei confini per non identificarmi con il mio lavoro. Perché, sapete, essere una psicoterapeuta quando si ha sperimentato un disturbo d'ansia per molto tempo non è affatto semplice. Quello che i pazienti portano, a dispetto di quanto si immagini, fa un gran rumore dentro di sé. E a dirla tutta, alle volte, attiva anche il proprio. Per fortuna esiste la psicoterapia, il mio compagno me lo dice sempre, voi psicoterapeuti esistete per sostenere altri psicoterapeuti, i quali ne sostengono altri ancora in un circolo senza fine. Poi dicono che noi psicologi non lavoriamo, Faccio la psicoterapeuta, dicevo, e ho avuto un disturbo d'ansia per molto tempo. Proprio tu che fai questo lavoro, penserete? Lo so, è quello che mi ha sempre detto mia madre. Eppure, dopo 12 lunghi anni di studio, eccomi qua. Mi sono interrogata a lungo su cosa fosse il rumore per me. E la risposta l'ho trovata nel mio vissuto, in tutti quei momenti nei quali mi sono sentita spesso inadeguata sperimentando un disagio psicologico. Ma che cos'è l'ansia? Questa espressione, devo dire, tanto abusata quanto vissuta. Sicuramente quello che ho sperimentato fino a poco tempo fa e che in parte sperimento tuttora. Ma in realtà, da un punto di vista psicologico, si intende per ansia uno stato di tensione che ci separa da un evento che identifichiamo come pericoloso, che identifichiamo, attenzione. E il rumore? Tutti i pensieri ad essa associati ed associati al disagio psicologico in generale. Ma sarò onesta con voi, quando parliamo di ansia non stiamo condividendo molto di noi e del nostro disagio, perché l'ansia, come dico sempre, è un'emozione ombrello sotto la quale ne risiedono molte altre che spesso facciamo fatica a identificare. E si tratta il più delle volte di emozioni dolorose. Se c'è una cosa che mi fa spaventare del mondo occidentale è questo imperativo di rimuovere il dolore. No, non è una mia frase, ma è quella di una canzone di Bruno Risas che credo esprima al meglio la condizione che tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita. Perché il disagio psicologico non è che quel tentativo di nascondere le nostre emozioni che, se trovassero accoglienza, smetterebbero di mutare in dolore. Un disturbo mentale può fare veramente rumore anche se invisibile ad occhio nudo. Per alzata di mano, quanti di voi hanno sperimentato ansia almeno una volta nella vita? Inizio io. Bene, tutti, eppure chissà perché quando condividevo di star sperimentando ansia agli amici mi veniva rimandato puntualmente di essere quella strana. Perché l'ansia è quell'emozione che tutti sperimentano, ma che poche volte diciamo di aver provato. Eppure, secondo i dati Istat, 4 milioni di persone hanno sperimentato un disturbo ansioso-depressivo dopo i 15 anni, fino ad arrivare ad un picco del 15% della popolazione dopo i 65 anni. Se ci fate caso, le frasi che ricorrono più spesso sono: ho mal di stomaco, ho mal di testa, ho il fiato corto, mi sento stanco, ho mal di pancia. È più semplice per gran parte della popolazione affermare questo, ma vi tolgo da ogni dubbio, molto spesso si tratta esattamente di un disturbo psicologico, solo che non siamo allenati a riconoscerlo. Non è infrequente che alcuni sintomi fisici siano erroneamente identificati proprio come il frutto di una patologia organica. Nonostante quindi l'estrema diffusione del disagio psicologico, il feedback che le persone ricevono, e sfido tutti a dire il contrario, è così invalidante che rinforza il loro senso di solitudine. E non è sufficiente stare in gruppo per non sentirla, quella solitudine. La solitudine, diceva sempre il mio docente di filosofia morale, è un esercizio di libertà. Quando la scegliamo, aggiungo io,
ma l'ascolto proseguiva e la cura. Tanto nessuno mi capisce, è la frase che più spesso mi capita di ascoltare quando le persone varcano la porta del mio studio. E quell'incomprensione, quella maledetta incomprensione, rinforza il silenzio, la chiusura, l'evitamento, un meccanismo di difesa teso proprio a evitare le emozioni dolorose. Ma soprattutto rinforza il rumore che il disagio fa dentro di sé. Ad oggi, lo stigma sulla salute mentale, nonostante gli enormi passi in avanti fatti a partire dal periodo post-pandemico, è ancora molto forte. C'è tanto da fare, ma questo senso di incomprensione, vi assicuro, che può lasciare il posto a qualcosa di diverso. Forse qualcuno tra voi può immaginare a cosa mi riferisca. Si tratta di un costrutto magico in grado di unire invece che dividere, di costruire invece che demolire. Sapete di cosa parlo? Dell'empatia. Perché sì, l'empatia viene appresa da piccoli attraverso la relazione con le nostre figure di attaccamento, ma la verità è che spesso ci trinceriamo dietro l'idea dell'empatia in quanto dote, come qualcosa che non può essere tramandata, insegnata, appresa. Tutti noi possiamo fare scuola di empatia. Al tempo, qualcuno più autorevole di me, Carl Rogers, sosteneva che per far sì che una relazione funzionasse fossero necessari 3 elementi, e non si riferiva solo a quella terapeutica. Empatia, autenticità e accettazione positiva e incondizionata. Ma cosa vuol dire fare scuola di empatia? Significa insegnare alle persone a mettersi nei panni degli altri da un lato e insegnare chi sperimenta un disagio psicologico ad appoggiarsi dall'altro. Vuol dire, in altre parole, portare il rumore dall'interno all'esterno, dalla profondità alla superficie. Perché stare sulla superficie non vuol dire coltivare banalità, ma esternalizzare quello che si sperimenta. Prendete la vita con leggerezza, diceva Italo Calvino, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. Solo quando il dolore viene portato in superficie ci si rende conto di quanto sia comune, e solo se lo si percepisce ne si apprezza il potere trasformativo, perché il silenzio ci rende diversi. Ma la condivisione, le emozioni ci rendono uguali. Non abbiate paura di condividere il vostro disagio. Non abbiate paura di avere paura. Non c'è coraggio senza paura. Avere coraggio, come l'etimologia della parola suggerisce, vuol dire avere cuore. E così come il cuore pulsa quando sentiamo la paura, allo stesso modo fa quando sentiamo il coraggio. Siate coraggiosi, condividete il vostro dolore, non siete soli. Trasformate il vostro rumore in melodia. Grazie.